Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Mazzi e oggi andremo a tirare fuori l'estrazione del video contest del account moddato di GTA 5. Allora, prima di tutto voglio aprire questo video con una cattura che ho fatto, un commento sotto ai miei video, sempre i soliti header coglione. Però va bene. E come risposta a questa personcina così a modo, voglio fare questo video in maniera tale da colmare la sua ignoranza più che altro. Quindi ragazzi, procediamo. Questa estrazione in pratica la farò, vi farò vedere tutto quello che faccio io quando estraggo, quando vado a verificare un vincitore, perché non ci sono estrazioni, ma ci sono solo verifiche. Quindi ragazzi, passiamo al dunque. Andiamo a cercare il video che è stato caricato una settimana fa, con esattezza 8 giorni fa, ragazzi. E vi farò vedere. Allora, questo qui è il video, ragazzi. 1.34, 15 giugno, con esattezza 9 giorni fa. Quindi vediamo cosa succede. O cosa è successo durante l'arco di questo tempo. Intanto che carica la pagina, ragazzi, faccio un'altra cosa. Documento di testo. Così ce l'abbiamo bello e pronto e possiamo verificare il tutto. Possiamo verificare tutto quello che ci interessa, insomma, mettiamo un carattere abbastanza leggibile. Quindi ragazzi, questo è il classico schema che io faccio di solito. Allora andiamo a verificare quello che abbiamo detto finora. Qui ancora non si carica. Mi dispiace per voi ragazzi, ma dovete sorbirvi questa cosa. Quindi andiamo a procedere. Xlollo ragazzi. Non ha scritto partecipo, però lo contiamo lo stesso. Anche se non dovrei contarlo, voglio essere generoso. Intanto che si apre il link in un'altra scheda, incolliamo il nome dell'utente e poi andremo a verificare tutto il resto. Quindi ok, la scheda si è aperta, quindi andiamo a verificare innanzitutto se è iscritto. Come vedete qui, ragazzi, c'è l'iscrizione MaxiMilk YouTube e vediamo se ci sono dei miei video tra i video piaciuti. Allora abbiamo un video qui, però andiamo a vedere più nel dettaglio. Siamo nella sua lista video piaciuti, ragazzi, e abbiamo solamente un... Mettiamo però in griglia, non mi piace, mettiamolo in elenco, che è meglio, ragazzi. Ci vuole una settimana pure per caricare l'elenco. Ok, in elenco abbiamo il video che avete appena visto, che è il primo della lista. E poi ragazzi non ci sono altri video.
che questo l'ha condiviso un mese fa, quindi si presume che in questa ultima settimana non abbia condiviso nulla. Ha condiviso solamente un video, quindi noi andiamo a mettere che è iscritto al canale. Scusate ragazzi, ma niente, che è iscritto. Continua a darmelo in piccolo. 24 mi sembra che ho messo prima. Vediamo un attimo, verifichiamo quanto è il carattere. 24, sì. Una condivisione, perché è chiaro, non è che posso mettere 10.000 condivisioni, ne ha condiviso uno, quindi automaticamente andremo a mettere una condivisione, ragazzi. E passiamo al prossimo, ragazzi, una bella rottura di coglioni, quindi mettetevi comodi. Solo bullet, sol e bullet. Quindi chiudiamo questa scheda, perché non me lo dà questo link. Ok, apri il link in una nuova scheda. Intanto ci copiamo il nome di... Allora, questo qui lo faccio per dimostrare alle dicerie, in pratica, alle stronzate che si dicono, che è possibile verificare gli account, verificare chi condivide e chi non condivide. È abbastanza semplice, mi sembra proprio una cosa elementare, ragazzi. Anche i bimbi dell'asilo sanno farla sta cosa. Non posso mettere, vabbè, non posso mettere l'iscrizione perché... sennò dopo dicono che io truffo, però so benissimo che è iscritto sul canale questo utente. Ma andiamo a controllare. Addirittura è iscritto anche al canale Le Tigri di Roma. Si era iscritto, poi si è disiscritto, non so cosa ho fatto. Comunque, eccola qui, l'iscrizione al canale ce l'abbiamo. Andiamo a vedere le playlist di Soul e Bullet. Allora, andiamo in video piaciuti, ragazzi. E abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ragazzi, 8, 9, 10, 11 condivisioni finora. Questo non lo posso contare perché risale a molto tempo prima, quindi non va contato. Quindi sappiamo che è iscritto. Facciamo così che la rendiamo più semplice. Almeno è meglio. Iscrizioni sì. Ragazzi, è un po' da sistemare, però 11. Condivisioni. Passiamo al terzo, ragazzi. Qui abbiamo Destruction, che mi sembra che abbia commentato che
voleva partecipare. Quindi vediamo, qui non c'è, sono commenti miei. Umberto Bonfanti non partecipa. Andrei Popa partecipo PS4, quindi andiamo a copiare il nome e apriamo in un'altra scheda, ragazzi. Bella rottura di coglioni. Immaginate quando io lo faccio da solo, ragazzi, questo procedimento. Ma io lo faccio per voi, però. Io faccio tutto ciò per voi, per far sì che tutti possano vincere un account, per far sì che comunque l'ultimo stronzo arrivato non vinca un account e poi se ne vada a fanculo. E questa è la metrica di giudizio, questa è la meritocrazia, però vedo che proprio come si dice a Roma, un culo gli c'entra, tanta gente in testa no, preferiscono più un cazzo un culo che la ragione in testa. Quindi, allora andiamo a verificare le iscrizioni. Scendiamo ancora. Fin qui ancora nulla, quindi suppongo che sia un bel po' che si è iscritto al canale, adesso non me lo dice neanche, però qui abbiamo l'iscrizione, quindi automaticamente è iscritto e andiamo a vedere i video piaciuti, quindi sappiamo che è iscritto. E che condivide, quanti video condivide? 1, 2, 3. E quindi non ci sono altri. Questo è l'ultimo contest 2 giorni fa che ho caricato io. Quindi abbiamo 2 video. E basta, ragazzi, non ci sono altri video. Che ha condiviso, altrimenti si sarebbero visti proprio in maniera palese come si sono visti gli altri video, insomma, no, ragazzi. Questo l'ha condiviso 4 giorni fa, quindi sono 3. In pratica andremo a ritroso di una settimana, quindi abbiamo 4 video.
Non ci sono altri video, sappiamo che è iscritto al canale. E che condivide solo 4 video. Andiamo avanti. Cosimo Emar non partecipa. Titan Chuck. Apri link in un'altra scheda, ragazzi. Quindi andiamo ad copiare e incollare. Quanto tempo è passato, ragazzi? Sono 16 minuti e 30, ne avete di tempo? Io sì. Quindi continuiamo. Allora, di TanChuck già ci sono sia le condivisioni che l'iscrizione. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 4 video. Quattro video, ragazzi, perché questi qui li abbiamo caricati prima. Vediamo solo questo quando l'ho caricato. Comunque prima del tempo che diciamo facessi questo, insomma, no? 15 giugno, quindi questo qui anche risale al giorno del contest. Vediamo, confrontiamo il video. 15 giugno, quindi sono 5 video, ragazzi. Sono 5 video caricati o condivisi, se vogliamo, insomma, no? Io posso stare qua per ore, ragazzi. Immaginate quante volte io devo fare sta trafila, quante volte devo stare qui a valutare, a vedere e a vedere tutto quello che succede. Questo è stato caricato, è stato condiviso il 14 giugno, cioè un video che è stato condiviso ma è del 14 giugno, quindi non è valido, ragazzi. E questa è la metrica con cui ragiono, non è che io mi metto lì e faccio le regole a cazzi miei, insomma, le regole sono quelle. Quindi è iscritto al canale. E in questa settimana ha condiviso 5 video. Destruction una settimana fa. Questo sempre lui. Non partecipo. Sì, eravamo arrivati a Titan Chuck. Formare fiamma non ha scritto alcun partecipo, neanche nessun riferimento al coso, al contest. Mark Connor, quindi copiamo il nome, apriamo il link in una nuova scheda.
So per certo, ragazzi, che è iscritto. Però andiamo a verificare, a meno che non sia disiscritto, però non credo che si sia disiscritto. Quando uno, ragazzi, conosce i suoi utenti, alcune volte non ha neanche bisogno di verificare. Però vado lo stesso. Video caricati. Mortal Kombat, serie interrotte. Playlist, vediamo. Per questo io, ragazzi, dico di mettere sempre tutto pubblico in maniera tale che io posso, diciamo, sbirciare nel vostro profilo, farmi un po' dei cazzi vostri, insomma. E vedere che cosa condividete, cosa non condividete. Magari se mi piace qualcosa metto pure mi piace, quindi senza nessun genere di problema. Allora, come state vedendo, Mark Connor non ha la lista di video piaciuti pubblica, quindi non posso valutarlo. Però posso valutare se è iscritto o meno. Se ha l'iscrizione al mio canale, ragazzi. Canale in primo piano e iscrizioni. La vediamo subito, iscrizioni. Vediamo. Qui c'è da camminare, ragazzi, perché è parecchio Mark Connor che è iscritto al mio canale. È veramente molto molto tempo. Quindi, ragazzi, come ho già detto, mettetevi comodi. Fatevi una biretta, fatevi una cannetta, fate quello che cazzo vi pare. Non lo so che vizi ci avete. Soddisfate i vostri vizi. Anzi, lo dico proprio all'ignorantona. Soddisfacete i vostri vizi, ragazzi. Soddisfaceteli. E così è meglio, no? Va all'ignorantona. E vai. Quindi andiamo avanti. C'è un botto dei canali, un botto di iscrizioni. Quindi una bella menata, sta cercando tutti i canali. Eccola qui l'iscrizione. Quindi condivide le iscrizioni, ma non condivide la lista di video piaciuti. Automaticamente iscritto sì. Lista video piaciuti non pubblica. In maiuscolo così qualche cieco lo vede meglio. E andiamo avanti. Quindi abbiamo visto Mark Connor, David Madano. Vediamo David Madano. Dice che lui è attivo sul canale. Sto leggendo il commento. Però non mi è sembrato molto attivo in questa settimana sul canale. Da quello che ho visto, non mi sembra una persona che conta, non che conta. Gli iscritti contano tutti, ragazzi. Però non mi sembra una persona che commenta molto, a differenza di quanto ha scritto nei confronti di Default. A me non sembra una persona che è stata molto attiva sul canale. Quindi andiamo a vedere video caricati, ragazzi, e come state vedendo non si vede nulla,
non mi dà altro, io non posso cliccare su nessun altro, su nessun'altra opzione, quindi non posso vedere un cazzo di quello che lui condivide o di quello che non condivide. Quindi automaticamente per me è nullo. Cioè, può essere anche non iscritto al canale, per quanto mi riguarda, nel senso non che può cancellarsi, intendiamoci, nel senso che non potendo vedere NC non, anzi NP non pubblico, non pubblico, ci siamo intesi, insomma, quello intendevo dire io, che non si vede un cazzo, quindi io non posso contare, non posso valutare nulla. Allora, ci proverò a vincere, ci proverai a vincere la prossima volta, magari metti pure un partecipo, che sarebbe meglio. Non dovrei contare neanche te, però lo faccio. Perché per vincere devi mettere partecipo, Fede, Zeta e come cavolo ti chiami. Che se non metti partecipo, allora vediamo, le iscrizioni sono pubbliche e anche i video condivisi a quanto ho visto. Vediamo se è iscritto al canale. L'iscrizione c'è, ragazzi, come state vedendo. Quindi in questo caso è iscritto. E vediamo quanti video ha condiviso. Intanto mettiamo iscritto, sì, intanto che si carica la pagina, facciamo qualcosa. E vediamo le condivisioni di questa settimana di Fede. Allora, Fede ha condiviso 1, 2, 3, 4, 5 video. Qui ci siamo, ragazzi. Almeno 500 in più, ragazzi. Figa. Apriamoli. Vediamo un attimino che video sono. Quindi eravamo rimasti a 1, 2, 3, 4, 5 video. Questo è di 4 giorni fa, 2 giorni fa, 6 video. Questo è di tantissimo tempo fa, perché è parecchio che non faccio più un glitch dei soldi. Quindi, ragazzi, ci siamo fermati a 6 video. Anche questo è di tanto tempo fa, 2 mesi fa addirittura, ragazzi, ha condiviso un video di 2 mesi fa, che per me non contano. Quindi tornando a noi, mi sembra che abbia condiviso 6 video. Non, adesso li ricontiamo perché mi sono perso un attimo il conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 video. Ragazzi, non ne ha condivisi di più. Quindi andiamo a mettere 6 video. E passiamo al prossimo.
Vediamo un po' che quanto tempo è che stiamo trasmettendo. Sono 30 minuti, ragazzi. Ripeto, io il tempo ce l'ho, voi il tempo ce l'avete. Volete sapere con correttezza chi è che vince questi contest? No, me l'avete chiesto, qualcuno l'ha chiesto, io lo faccio. Alberto Cazzato, una settimana fa. Ecco, abbiamo anche il partecipo di Destruction. Comunque adesso andiamo a vedere lui. Intanto che apre la pagina, incolliamo il nome di Alberto. Vediamo se è iscritto al canale, ma sono sicuro che è iscritto al canale. Ma per sicurezza controlliamo. È iscritto al canale. E vediamo quanti video ha condiviso. O meglio, quanti video gli sono piaciuti. Perché ragazzi, per condividere un video non serve fare salti mortali, serve solamente mettere mi piace. Dal momento in cui mettete un mi piace sotto un mio video, automaticamente avrete condiviso il mio video. È semplice, ragazzi. Allora ci sono uno, due, le due live. Questa mi è piaciuta proprio di live, ragazzi. Mi ha affascinato. Tre live, quattro, cinque, sei video, sette. 8 video, ragazzi. Questo risale a 9 video 2 giorni fa, 10 video, 11. Quattro giorni fa, 12. Questo è l'ultimo. 12, quindi siamo a 12. Tredici, quattordici, quindici video. Sedici video. 17 video, mi sembra, fammi vedere quando l'ho pubblicato questo. Sì, quindi è un video buono. Siamo sempre a 17 video, ci eravamo fermati a Happy Troll, che è questa qui. Video, mi sembra che anche questo, 19 video, una settimana fa, 20 video. Video,
siamo arrivati a 20. Adesso vediamo queste quando le ho caricate, se prima o dopo del 15, il 15 giugno, quindi va bene. 21 video con questo. Eravamo rimasti a unti e bisunti. Questo quando l'ho caricato con esattezza. Ventuno, 22 video. Questo era da verificare, però con questo, se anche questo è stato pubblicato il 15 giugno, siamo a 23 video. Penso non ce ne siano altri. Perché non ne ho pubblicati altri. In questa settimana io ho fatto 22-23 video, quindi non sono, non ce ne sono altri. Lui ha condiviso tutti quanti i miei video durante questa settimana. Questo e questo non contano. Questo mi sembra che è del 14. Ragazzi, come vedete, io ricordo bene le date delle mie pubblicazioni. Sem prima di aprire già sapevo comunque che era del 14. Quindi Alberto Cazzato ha condiviso la bellezza di 23 video, è iscritto al canale. E poi chi è che dice che non si può vedere, non si può vedere? Ragazzi, come state vedendo, io ci sto spendendo un'ora per guardare tutti quanti, tutto quanto quello che voi fate, quello che fate sul mio canale. Ho sbagliato, dovevo aprire direttamente una finestra. Torniamo indietro un attimo. Eravamo arrivati a Destruction o Destruction, non lo so come si chiama. Spero di arrivare presto alla fine, ragazzi. Dove sono andati a finire i commenti? Ok. Apri link in un'altra scheda. E intanto ci incolliamo il nome di Destruction o Destruction, come vi pare a voi.
e andiamo a verificare se è iscritto al canale, anche se ci metto la mano sul fuoco che è iscritto al canale. Video caricati, iscrizioni. Allora, come vedete, ragazzi, Destruction, Destruction qua, Destruction, ragazzi, Destruction, non ha la playlist di video piaciuti, quindi automaticamente non viene contata le condivisioni, perché non posso visualizzare le condivisioni se lui le fa o meno. Quindi adesso andrò a vedere l'iscrizione, ma sono strasicuro che ce l'ha l'iscrizione, perché anche lui è un membro che è iscritto da un bel po' di tempo. Però che cazzo ve ne frega, il tempo ce l'avete, aspettate e vedete un attimino quanti bei canali. Speriamo di non trovare canali porno qui, eh. Eccala, eccala. No, ma su YouTube è impossibile trovare canali porno, ragazzi. Almeno per quanto mi risulta, poi non lo so. Sinceramente, non saprei che dirvi. Comunque niente, andiamo avanti a cercare l'iscrizione al canale. Qui così sto a fare pure pubblicità agli altri canali, ragazzi. Guardate un po' che roba. Cos'è? Non carica. Ok. Che scorrono tutti gli altri canali. Mi dovrebbero ringraziare, mi dovrebbero fare un monumento. Vedi che bella foglia, raga. Allora, andiamo avanti. So a duvide che è iscritto al canale mio, quindi immagino tutte le altre iscrizioni che ci avrà. Almeno mi sembra, a meno che non si è disiscritto ultimamente. Però ci può stare, ragazzi, sapete come cambia il tempo, come cambia il vento, come girano le ruote, insomma, un sacco di cazzi, no? Quindi andiamo avanti. Quanti cazzo di canali sei iscritto? Destruction. Madre di Dio. C'hai 10.000 canali, c'hai. E quando ti arrivano le notifiche su YouTube, come fai? Ti metti le mani in mezzo ai capelli. Vediamo, vediamo, vediamo. Dovrei starci, ragazzi. Eccoci qua. Quindi nulla. Destruction, condivide le iscrizioni, però non condivide i video piaciuti. Quindi è iscritto, anche se è poco attivo sul canale, ma lista non pubblica. Andiamo avanti. Cioè, avete qualcosa da fare oggi pomeriggio? Io no, raga. Voi sì? Pazienza. Ho cliccato, non dovevo cliccare. Puttana la miseria, speriamo che non carica la pagina. Ah, ecco, guardate ragazzi, Andrea Lucantino invece non condivide nulla. Questo canale non ha contenuti, ha scritto partecipo, quindi io non posso verificare se è iscritto e non posso verificare cosa condivide. Per questo vi dico, ragazzi, mi raccomando, mettete le vostre condivisioni, mettete tutto quello che dovete mettere. Allora, era Andrea Lucantino, vediamo un po', eccolo qui. Copia.
un po' più piccolo anche. Questo si chiama nome e cognome, ci vuole una settimana per mettiamola a 20. A 22, a 20, va. Non pubblico. Non pubblico. Poi qui abbiamo Kek87 Gaming. Apri link in un'altra scheda e copia. E poi mi dicono che sono truffatore, ma a me chi me paga? Ma io che ci guadagno, regà? Cosa ci guadagno? A essere corretto. A essere corretto ci guadagno solo a essere infamato. E basta. Questo è quello che ci guadagno. Ma quasi quasi stavo pure a pensare di chiuderlo io il canale. Che fa? Mi dà moretta a sti stronzi. Tocca dargli retta a sta gente. Col cazzo che gli do retta a sta gente. Questa è gente che non capisce un cazzo, quindi automaticamente non si può dare retta a uno che non capisce una minchia. Allora, vediamo, canali. Vediamo le iscrizioni, se questo Checco non condivide le iscrizioni. Questo canale non include altri canali, quindi non condivide le sue iscrizioni. Non posso verificare se è iscritto o meno. Playlist. Non ha playlist di video piaciuti. Vediamo, magari è in prima pagina. Sa, mi sono sbagliato tante volte. Checco Gaming ha caricato. Ci sono solamente le sue attività sul canale. Quindi Checco Gaming, Checco87 Gaming. Non è idoneo, insomma, non ha fatto tutti gli step, quindi automaticamente, uè ragazzi, allora, quindi automaticamente succede questo. Forse ci siamo quasi alla fine, ragazzi, eh? Speriamo, perché la cosa sta diventando abbastanza stressante. Oddio, c'è un'altra pagina dei commenti ancora. Claudio Torre, una settimana fa, bella Maxi, partecipo. O partecipo PS4, bella Maxi. Vediamo. Allora, copia. E apri link in una nuova scheda. Intanto copiamo il nome. Vediamo se è iscritto al canale. Qualcuno dirà che oggi mi sono drogato io a fare sto video. Sicuramente. Playlist create, ragazzi. Allora, Mosconi, Genoa con la senza V, anzi, qua non so che cosa vuol dire, e calcio. E non condivide altro, ragazzi. Non condivide altro. Claudio Torre non ha iscrizioni, non ha nulla di pubblico e quindi automaticamente non posso contarlo. E automaticamente andremo a mettere questo playlist.
create, non c'è una playlist che dice qualcosa, insomma. Quindi andiamo al prossimo commento, ragazzi. Allora, siete fatta la biletta, avete bevuto, avete fumato, avete fatto tutto, avete fatta cacchina. Allora, apri link in una nuova scheda. Copia. Intanto che si carica, scusate ragazzi, ma forza di chiacchierare, mi è venuta l'arsura, come si dice a Roma. Dovuto andare a prendere un goccetto d'acqua. Allora, come vediamo, Stefano Anzelotti ha la mia iscrizione qui in prima pagina, perché probabilmente si è iscritto da poco. Ha i video piaciuti pubblici, quindi andiamo a vedere quanti video ha condiviso Stefano Anzelotti. Quindi possiamo già mettere iscritto, sì. Vediamo quanti video ha condiviso. Ma vedo che non ci sono molte condivisioni del mio canale. Vedo che Stefano Anzelotti è un grande cercatore di contest in pratica. Mi dispiace per lui, ma questo non è il genere di contest che cerca lui. Quindi automaticamente andrò a contare solamente questo video, perché lui in una settimana ha condiviso solamente un video, che era quello che a lui interessava. E quindi, caro Stefano, purtroppo questa è la realtà dei fatti, ragazzi. Andiamo a vedere il prossimo. Vai col prossimo. Queste sono pagine precedenti, le possiamo anche chiudere. Speriamo di essere quasi arrivati, ragazzi. Quanti altri commenti abbiamo? Ce ne sono, ce ne sono. X vale 48. Io provo a partecipare. Non è sufficiente X vale 48 provare a partecipare. Bisogna metterci la buona volontà e essere presenti sul canale, cosa che tu non hai fatto molto. Però andiamo a verificare. Magari mi sbaglio. Non si sa mai. Quindi andiamo a incollare il tuo nome nella lista. E che cosa abbiamo? Abbiamo le iscrizioni pubbliche. E quindi posso verificare l'iscrizione, ma non ci sono i video piaciuti pubblici, ragazzi. Ci sono solamente video, non so se sono pubblicati da lui o meno. Penso, suppongo di sì, suppongo di sì. Di cosa parlerà il canale? Sì, sono video caricati da lui. Niente, non ha video
all'iscrizione. E nessuna condivisione. Non condivide. Vedete, ragazzi, quanto è facile controllare e vedere come e quanto siete attivi sul mio canale. Sono la bellezza di 56 minuti che siamo in compagnia, ragazzi. Sarebbero un po' troppi, però questo è giusto per dimostrare che la mia integrità, più che altro, cosa che è stata messa in discussione. Quindi vediamo. Andiamo a incollare soprattutto il nome di Alfredino qui. Vediamo se è iscritto al canale e se ha fatto un buon lavoro. Playlist create. Video Maxi Milk, ragazzi, ha creato una playlist addirittura con i miei video. Non so se è iscritto perché non si vede la condivisione, non si vede la condivisione delle iscrizioni in pratica. Questi sono video che sono stati pubblicati una vita fa, ragazzi. L'unico video forse fattibile è questo del video contest. 1.34, nuovo video contest Xbox One che è stato pubblicato il 15 giugno. Quindi in pratica lui ha condiviso solamente un video. Io apprezzo molto che lui abbia creato una playlist dedicata al mio canale. Mi fa piacere questa cosa. Che mi ha anche facilitato, diciamo, la ricerca. NP, ragazzi, vi ricordo che sta per non pubblico, quindi significa che non posso verificarlo. È una condivisione, ragazzi. Passiamo al prossimo. Clicker 16, quindi prendiamo Clicker 16, copia e apriamo un link in una nuova finestra. Intanto andiamo a copiare, ragazzi, il nome di questo utente. È un po' sconclusionata la lista, però si capisce bene se state seguendo tutto il video. Avete capito bene qual è il criterio, insomma. Quindi, minchia, ragazzuoli, playlist create, addirittura ha creato aggiornata 3 giorni fa, ragazzi. Vediamo innanzitutto se ha la mia iscrizione, però presumo di sì. Suppongo di sì, ragazzi. Visualizza tutti. Ho visto veramente una bella cosa, ragazzi. E questo vi fa capire, sì, è iscritto al canale, ragazzi. Quindi andiamo a mettere iscrizione sì. Questo vi fa capire, ragazzi, che c'è qualcuno che guarda fino in fondo i miei video e tenta di capire come vincere invece di stare lì a giudicare, di
di fare le solite cazzate, insomma, no? Quindi PS4. Allora, adesso dovrò verificare i video che lui ha condiviso, però. Questo 3 giorni fa, questo 5 giorni fa, una settimana fa, 2 settimane fa. Io apprezzo moltissimo. Che lui abbia comunque condiviso anche i miei video di molto tempo fa, però purtroppo non posso valutare questi video perché diciamo le condivisioni contano dal giorno in cui esce il contest fino al giorno in cui, però sto guardando che ha aggiunto i miei video, quindi oltre ai video piaciuti, ha aggiunto anche altri video. Unti e bisunti. Vediamo. Prossimo aggiornamento. Questo già non è valido più. GTA Online Tuning Vapid FMG. Allora. Quindi ragazzi, lui ha aggiunto dei video più recenti. Andiamo a vedere questo, I Am Fire, è uno, poi c'è due, ce n'è un altro, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10, 11, 12, condiviso 12 video, cioè condiviso. Diciamo che ha creato una playlist con 12 miei video. Comunque è una forma di condivisione. Quindi questi sono i 12 video validi che ci sono stati. Invece ha messo mi piace a, diciamo, a video anche vecchi, no? Come state guardando, anche perché questo è GTA Online, il risultato contest, eh? Quindi avevamo detto 12 condivisioni, però mi sembra di essermi perso. Ora le vado a ricontare, ragazzi, che non vorrei fare figure da cacca. Quindi sono una, scendiamo, scendiamo, scendiamo fino a dove so, GTA Online, Vavid no, questa neanche, prossimo aggiornamento no, quindi abbiamo questa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ragazzi, 12 condivisioni. La memoria non mi inganna. Quindi abbiamo Cricker 16, è iscritto al canale e ha fatto 12 condivisioni. Andiamo avanti, ragazzi. Andiamo avanti. E voi vi lamentate di stare lì a dover condividere, a dover fare. Allora io cosa dovrei dire, ragazzi? Ogni volta mi metto qui a verificare tutti i vostri commenti. Ce ne sono ancora un bel po', ragazzi. Quindi è un po' lunghetta la lista. Allora, vediamo. Vediamo Pietro D cosa ci racconta. Copia. Io ragazzi veramente c'ho le fauci secche, le fauci come se fossi un coccodrillo o qualcosa del genere.
bene però, no? Se può dire. Le fauci, secchezza delle fauci. Dai, ci sta, ci sta. Allora, intanto che aspettiamo che apre Pietro D qui, facciamo anche un goccettino di acqua. E vediamo che cosa c'è. Allora, Pietro D condivide. Condivide, condivide. Allora, abbiamo una playlist creata, aggiornata oggi addirittura. Quindi, eventi GTA Online. Ha creato parecchie playlist, diciamo, che riguardano me, però andiamo a vedere i video piaciuti. Andiamo a vedere i video piaciuti, che tanto alla fine sono. Ecco, l'unica cosa che ancora dobbiamo verificare, ragazzi, è l'iscrizione. Verifichiamo l'iscrizione al canale. Però penso che con tutte queste playlist che ha creato, penso proprio che sia iscritto al mio canale, ragazzi. Senza dubbio. Allora, vediamo. Andiamo avanti. Eccola qui. Eccolo qui. Questa è l'iscrizione, ragazzi, quindi è iscritto. Intanto che ricarica, aggiungiamo un sì sotto iscritti. E andiamo a vedere quante condivisioni ha fatto Pietro. Allora, ragazzi, io vi premetto che Pietro, quando vado a vedere, mi fa un botto di condivisioni su Google più. Però, giustamente mi mette un sacco di più uno. Però io, non è che voi vedete tutto lo sbattimento che io c'ho per cercare i video che condividete. Quindi non è che posso star lì a verificare anche su Google più. Io verifico solamente su YouTube tutto ciò che condividete. Adesso si è pure aperto il video, non volevo che si aprisse, comunque va bene. Quindi andiamo avanti. Ah, non era manco un video mio. Ok, allora 1, 2, 3, partiamo da qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ce n'è altri ancora, 18, 19, 20, 21, 22, 22, vediamo 22, 23, 24, 25, ragazzi. E questi non contano. Allora, vediamo, vediamo, vediamo.
Questo quando l'ho condiviso, quando l'ho pubblicato, scusate ragazzi. Questo è stato pubblicato il 15 giugno. Quindi abbiamo una bellezza di 25 video, ragazzi. Venticinque video piaciuti. Passiamo a Dark Player, ragazzi. C'è ancora qualcuno? Speriamo di finire in fretta che. Video caricati, iscrizioni e playlist create. Allora, nulla, ha solamente l'iscrizione, ragazzi. Ha solamente l'iscrizione. Nulla, non ha condivisioni, non ha nulla, non si vede nulla. Non si vede se mette mi piace, se mette non mi piace. Quindi, quello che possiamo vedere su questo canale Dark Player, condivide solo le sue iscrizioni. Quindi automaticamente andiamo a iscritto, sì, condivisioni non pubbliche. Tommaso Ferrini. Tommaso Ferrini invece non condivide nulla, ragazzi. Come avete potuto vedere nella pagina, non mi sto dicendo cazzate. Questo canale non ha contenuti. Quindi automaticamente andremo a mettere NP, che sta per non pubblico. E non pubblico. Poche poche 30.
Ahia, ragazzi, calcolate che questa è l'ultima volta che faccio, cioè la prima e l'ultima volta che vi faccio vedere come vado a verificare i vostri account. Quindi non ci fate più affidamento che vi faccio un video di un'ora e passa. Perché mi scassa abbastanza le palle. Andiamo a verificare l'iscrizione di Poké, però sono quasi sicuro, quasi certo che sia iscritto al canale. Andiamo a vedere. Anche lui vedo che c'ha parecchie iscrizioni, quindi una bella rottura dei coglioni. Però purtroppo diciamo, YouTube le mette in ordine di quando ci si è iscritti, e quindi poi se uno fa 1000 iscrizioni al giorno, automaticamente la mia iscrizione va in culandia, non è che può restare in primo piano assolutamente, e quindi mi tocca cercarla. Bella rottura di coglioni. E eccola qui l'iscrizione. Abbiamo l'iscrizione e adesso valutiamo i video. Iscritto, sì. Video caricati, video piaciuti, ragazzi. Andiamo a video piaciuti, vediamo quanti video miei sono piaciuti, quanti like ha lasciato sul mio canale Poké. Ma non l'ho visto molto attivo questa settimana. Anche perché mi sembra un cacciatore di contest anche lui, a quanto sto guardando. Eh sì, è solo un cacciatore di contest. Mi dispiace per poter dire questa cosa, però è quello che vedo sul suo canale. Addirittura si vince. Con iscritti attivi più account moddato GTA 5 aperto. Ma chi è che fa queste cose, ragazzi? Chi? Io non capisco, guardate. Contest è poche poche, ragazzi. Qui non ha condiviso una beata minchia. Poche poche si fa sentire solo quando c'è un contest sul mio canale. È una persona che non è molto attiva. E quindi nulla. C'è solamente un video condiviso una settimana fa, che è quello del contest. E poi salvare i completi da boss, che mi sembra che risalga più o meno al periodo giusto, diciamo, no? Al 15. Che io sto contando tutti i video dal 15 in poi. Quindi poche ha condiviso solamente due video, ragazzi. E andremo a mettere due condivisioni. Siamo quasi alla fine, ragazzi, siamo quasi arrivati alla fine.
qui c'è Anonymous Mods, vediamo cosa condivide anche lui. E vediamo se è iscritto al canale. Allora, questo canale, vediamo ragazzi, questo canale non ha contenuti. Allora, vediamo, però magari indaghiamo un pochino, perché io vado sempre a vedere dentro i vostri canali. Quando c'è la possibilità che mi si dà il menu a tendina, vado sempre a vedere dentro i vostri canali. Ma si è quasi appiccicata la lingua, raga. Comincia a serpicare come un serpente. Allora, vediamo le iscrizioni. A buon bisogno, credo che non sia neanche iscritto al canale, ragazzi. Però non voglio dire cattiverie. Assolutamente. Abbiamo visto anche svariate iscrizioni in giro. Come state vedendo, sto andando avanti. Io posso andare avanti anche fino alla fine. Non so quante iscrizioni ha, quante iscrizioni abbia, però continuiamo. Eccola qui, c'è un'iscrizione. L'iscrizione ce l'abbiamo, ragazzi. E vediamo le playlist. La playlist dei video piaciuti c'è, aggiornata oggi, ragazzi. Come stiamo guardando, ragazzi. Stoppiamo il video perché non ci interessa. Contest 300 iscritti, cazzate varie. Anche questo è un altro cacciatore di contest. Ma non c'è nessun video mio nella sua playlist di video piaciuti, neanche l'ombra, neanche il video. Ah, eccolo qui, ragazzi, stavo per dire una cattiveria, invece no. Allora, c'è solamente questa condivisione. Bella, bella cosa questa, che si mette solo un like e poi allora, è iscritto al canale? Sì. Condivisioni 1. Quindi possiamo anche passare al prossimo. Ragazzi, ne mancano altri 3 o 4, mi sembra. E poi abbiamo veramente terminato. Vediamo, contiamo intanto 1,
2, 3, 4, 5, mi sembra 6, però non tutti hanno scritto non partecipo, ecco, sono 5, 4, 5, vediamo, dai. Andiamo a incollare il nome di Davide negli utenti. E poi andiamo a verificare tutta la serie di elementi. Come state vedendo, non condivide questo canale, non ha contenuti. O meglio, non so. Perché il canale non è pubblico, ragazzi. Andiamo avanti. Possiamo anche lasciare la pagina. Edocobra lascia solamente un like. Alfredino me l'ha scritto un'altra volta, partecipo. L'ha scritto a Bizzeffe. Non modo account per PlayStation 3. Già ti risposi, mi pare. Flix, Pro Player, partecipo, vediamo Pro Player 4 giorni fa. Mi sembra abbastanza attivo, lo vedo spesso nei commenti. Incolla. Quindi spero per lui che abbia il canale aperto. Video caricati, video piaciuti, ci siamo ragazzi. Anche le iscrizioni sono pubbliche. Wow. Non so se avete visto il canale. C'era un canale femmine in tutte le salse, ragazzi. Eccolo qui. E bravo il nostro pro player. Andiamo a vedere. Se troviamo la nostra iscrizione. Vediamo. Ecco, abbiamo l'iscrizione, ragazzi. Eccola qui l'iscrizione, come state vedendo. Torniamo indietro e vediamo quanti video ha condiviso ProPlayer. Andiamo sulla playlist video piaciuti direttamente, ragazzi. Allora, modalità creatore tutorial, questo non va bene perché unti e bisunti, questa sì. Poi c'è questa live, quindi sono due. Quest'altra live 3, 4, 5, 6. Sì,
7, 8. Pro player sembra che abbia condiviso 8-9 video. Vediamo se c'è dell'altro. Questa, sì, anche questa è buona. 10 video, 11, 12, 13. Ragazzi, mi sta venendo mal da stomaco, mi sta venendo 14, 15, 16, 17, questa c'è anche. Diciassette, 18, 19, 20. Questo già non vale più, ragazzi, questo neanche. Forse questo sì, 21. Apriamo il video, vediamo. Se risale a giorno 15 o dopo il 15 è valido. È del 14, quindi non è valido. Andiamo avanti, andiamo avanti. Quindi eravamo arrivati a 20, ragazzi. E penso che ci fermeremo a 20. Questi li avevamo contati. C'eravamo fermati su un video tutorial, ragazzi. Io penso che ha fatto un buon lavoro, ragazzi, perché ha fatto un buon lavoro, ha condiviso 20 video. E io lo ringrazio tantissimo, ringrazio la sua presenza sul canale. Però penso che siano. Sì, eravamo arrivati qui. Non ci sono altri video validi, ragazzi. 20 video. Quindi è iscritto al canale.
con 20 condivisioni, ragazzi, quindi eravamo arrivati a pro player. Andiamo avanti. Chi abbiamo qui? Noa Torrini. Partecipo PS4, va bene, mi chiamo Noa, non ci interessa. Ci interessava solamente il partecipo. Quanto tempo è che siamo in? Lo so, ragazzi. È un pochino, è un pochino. Mi scassa le palle anche a me questa cosa. Non condivide nulla, ragazzi. Siamo arrivati all'ultimo, ragazzi. Finalmente abbiamo terminato. E vediamo cosa c'è qui, ragazzi. Allora, video caricati e nessuna attività pubblica per questo canale, quindi nulla. Non pubblico, non pubblico, ragazzi. Quindi nulla, ragazzi, mi sembra chiaro. Mi sembra chiaro chi è che ha vinto questo contest. Mi sembra abbastanza chiaro. Lo abbiamo qui. Ragazzi, io non so che altro dirvi. Questo è il vincitore di questo contest, ragazzi. Questo qui è il vincitore del contest con 25 condivisioni, ragazzi, quindi nulla. E mi dispiace di avervi tenuto così tanto sul filo del rasoio, mi dispiace di avervi fatto aspettare così tanto per arrivare a una conclusione, ragazzi, però era doveroso. Sarà il primo e l'ultimo video che farò di questo genere, quindi nulla. Per questo video è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video, ciao a tutti!